Benvenuti su Asset Management, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo di come cambia l'industria del risparmio gestito e ne parliamo con Giovanni De Mare, Director Italy Sales di Allianz Bernstein, e con Stefano Rossi, amministratore delegato di Euclidea. Benvenuti. Buonasera. 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 Vediamo come stanno cambiando, come cambia l'industria del risparmio gestito in un'apertura questa del 2020 con mercati poco volatili, però con delle incertezze che si stanno manifestando adesso, soprattutto anche in seguito alla diffusione del virus in Cina, del coronavirus, ma poi anche altre incognite che si stanno prospettando. Comunque, vediamo adesso qual è la situazione e poi analizziamo come sta cambiando l'industria con la MiFID 2 e con la tecnologia. Ma certamente veniamo da un anno eccezionale da un punto di vista di ritorni un po' su tutte le asset class, quindi il 2019 è stato un anno molto molto buono in cui praticamente tutte le asset class hanno guadagnato in termini assoluti e quindi entrando nel 2019, diciamo dal 2019 al 2020, è stato, diciamo, quasi un normale processo di continuare con quello che si era visto nel 2019. La mia opinione è che molti gestori istituzionali sono rimasti abbastanza scarichi di equity tutto l'anno e che quindi hanno dovuto aumentare in corsa per non finire l'anno sottopesati. E quindi c'è stato un rally, addirittura un'accelerazione verso l'ultima parte del 2019 e la prima parte del 2020. Dopodiché è intervenuto questo, diciamo, fattore ovviamente non auspicabile e né in qualche modo programmabile, che è il coronavirus. Il coronavirus è qualcosa di nuovo che avrà un impatto sulle economie e sul trade. L'anno scorso abbiamo visto chiaramente una dialettica tra gli Stati Uniti e la Cina per quello che riguarda i dazi. Quando si è schiarita questa situazione, il mercato ha fatto il suo rally, dopodiché adesso è intervenuta questa nuova incognita. Che cosa succederà? Ovviamente è troppo presto per dirlo, però sicuramente ci sarà un rallentamento per quello che riguarda il commercio internazionale e anche alcuni settori soffriranno più di altri. Quindi è ovvio che è auspicabile, soprattutto per quello che riguarda l'esposizione azionaria, una maggiore cautela nella scelta o dei settori o dei paesi con, diciamo, un'esposizione più mirata. Quindi nelle scelte cambierà qualcosa. Beh, anche noi vediamo che quest'anno sia, come diciamo, dicevo, sicuramente di cauto ottimismo. Nel momento in cui guardiamo a questo 2020 con lo specchietto retrovisore del 2019, è chiaro che da un punto di vista, come dire, semplicemente di comportamento in termini finanziari siamo abbastanza ottimisti, così come non lo eravamo nel 2019 quando uscivamo dal 2018 abbastanza turbolento soprattutto l'ultimo quarter. È vero, il 2019 è stato abbastanza anomalo come anno perché ha fatto un 27% in valuta locale l'MSCI World, che però se lo guardiamo relativamente al 2018 non ha fatto altro che recuperare le perdite del 2018, quindi diciamo che siamo stati flat, tutto sommato, se guardiamo su 2 anni. È chiaro che gli elementi che si, diciamo, ravvisano per questo 2020 ci fanno ancora ben sperare che sia un anno favorevole a rischi asset, con molta attenzione, controllando la volatilità che comunque bene o male si è riaffacciata rispetto al 2017, perché se guardiamo i numeri, nel 2017 l'up and down sopra l'1% era di circa 5 giorni all'anno, ed è salita a quasi 50 nel 2018 e 2019, quindi sicuramente c'è stato un allargamento in questi termini. È chiaro che la volatilità non significa maggiore rischio necessariamente, ma anche possibilità di guadagno, e il 2019 lo ha sicuramente, diciamo, manifestato rispetto al 2018. Quindi il fattore esogeno della coronavirus ci porta ancora un po' di, come dire, di attenzione a quello che potrebbe essere le evoluzioni nei prossimi mesi, perché non è facile stimare quanto questo effettivamente impatterà. Secondo i nostri analisti impatterà forse molto più in Cina, e sappiamo che la Cina è una delle economie più chiuse insieme agli Stati Uniti, quindi diciamo, da quel punto di vista potrebbe effettivamente impattare sui termini di crescita del paese, su alcuni settori in particolare. E diciamo, guardandolo dal lato positivo potremmo anche andare a prendere alcune posizioni in certi settori che ne beneficiano chiaramente. E questo sicuramente la ricerca biotecnologica, quelle che possono essere gli aspetti più legati all'assistenza sanitaria.
Sul commercio internazionale anche qualcosa potrebbe in qualche maniera impattare il rapporto del trade war con gli Stati Uniti, perché se non altro c'erano dei termini contrattati tra le due amministrazioni, quella americana e cinese, sull'acquisto da parte dei cinesi di tanti beni di consumo americani che probabilmente in vista del coronavirus potrebbero essere rallentati, postecipati e quindi vanno ritrattati con l'amministrazione americana. Di contro questo porta ancora un po' più, diciamo, l'attenzione non tanto, ripeto, su queste due grosse nazioni che comunque vivono di vita propria perché hanno forte economia interna, quanto per chi ci lavora dalle altre parti, quindi mi riferisco all'Europa, a Sud America che chiaramente sono maggiormente esportatori. Basti pensare che la Corea per il 76% delle sue esportazioni dipende dal commercio internazionale, la stessa Inghilterra per il 63%, insomma la stessa Germania come sappiamo per l'automotive e anche l'Italia di conseguenza è molto legata al discorso del commercio internazionale. Quindi in questi ambiti bisognerà sia selezionare delle regioni che possono essere più dipendenti dal World Trade Impact, dall'impatto a livello commerciale, sia anche da alcuni settori nello specifico che risentono più di questi aspetti di volatilità. Ecco, in ogni caso comunque i tassi dovrebbero continuare a mantenersi bassi, quindi le banche centrali continueranno a sostenere l'economia. Ma sì, diciamo che i tassi più di tanto non possono scendere più, hanno già fatto un percorso negli ultimi 10 anni di costante calo, quindi le banche centrali hanno continuato a essere così magnanime nei confronti dell'economia, perché si spera che l'economia gradualmente possa assorbire questo vantaggio nel concedere finanziamenti all'economia reale. Qui si apre tutto un tema molto lungo, questo non è successo, la politica monetaria non ha avuto l'impatto che in passato c'era stato da un punto di vista appunto di politiche monetarie classiche, cioè le banche centrali abbassano i tassi, dopo un po' riprende l'economia, hai un ciclo, poi li rialzi perché devi combattere l'inflazione. Qui siamo in una situazione di inflazione perennemente bassa, che è un bene, ma se è troppo bassa vai nella deflazione, quindi ti preoccupi. Le banche centrali nel frattempo hanno cercato appunto di aiutare, per quello che riguarda l'America, la crescita dell'economia, e tanto è vero che in America non hanno dovuto abbassare i tassi così tanto, perché tanto è vero vediamo Trump che ogni tanto va lì e bacchetta l'attuale governatore della Fed, cosa che non dovrebbe fare, però chiaramente in America i tassi reali sono più alti che negli altri paesi, soprattutto rispetto all'Europa. In Europa invece questi tassi bassi hanno fatto fatica a far crescere le economie, il GDP o il PIL europeo non cresce, quello italiano, che Dio ci salvi, cresce ancora di meno, però la politica monetaria non ha grip. Ecco, questo è un momento interessante perché più di tanto non possono scendere, bisogna che i paesi trovino delle politiche fiscali a livello dei singoli paesi e che chiaramente non è in mano della politica monetaria della BCE. La BCE ha fatto il suo dovere e sono le politiche fiscali dei singoli paesi che devono aiutare a crescere. Però ecco, in presenza di poca crescita, in termini relativi, anche una piccola crescita di qualche genere di utile aziendale può essere molto apprezzato dal mercato. Non esiste più il risk free, ecco, quello che una volta nei libri di testo veniva identificato come il decennale governativo, a mio modo di vedere, non è più risk free, perché se i tassi salgono sul governativo BTP decennale perdi un sacco di soldi, perché è già sceso tantissimo il tasso fisso, se i tassi invece risalgono tu avrai una perdita in conto capitale. Per cui nell'asset allocation di qualsiasi cliente retail, istituzionale, eccetera, c'è una grossa incognita, che è la massa delle obbligazioni che rendono zero o negative e che implicitamente però hanno un rischio di tasso. Cosa si fa con questi soldi? Ecco. Cosa si fa con questi soldi? Hai posto l'ardua sentenza, come direbbe qualcuno. La verità è che le manovre di politica monetaria sono sempre legate a un aspetto che purtroppo è latente, che è quello della crescita globale. È chiaro che alcune nazioni come gli Stati Uniti, dove le due mani si muovono all'unisono, cioè quella fiscale e quella monetaria, cosa non succede chiaramente in un sistema come quello europeo, dove qualcuno addirittura lascia
come ben sappiamo, la barca perché pensa di poter fare meglio da soli, e mi riferisco a colleghi inglesi chiaramente. Quindi il concetto è che quello che si può fare guardando alla luce dello scenario che si prospetta davanti dei tassi sicuramente è cercare di essere meno concentrati su quello che è l'amore degli italiani, cioè i bond, o quantomeno gestirli in maniera, come dire, usando la parola italiana per non usare sempre le parole inglesi, bilanciata. Cioè, mi spiego meglio, noi abbiamo una necessità di generare reddito, income, come si dice in gergo, che lo puoi fare solo col credito. Il problema è che il credito, quindi la yield, il corporate e tutto, diciamo, lo spettro della struttura del credito è legato a che cosa? È legato al ciclo economico. Quindi se il ciclo economico è in rallentamento, se anche se cerchi di tirar fuori reddito da questa componente obbligazionaria, devi in qualche maniera tutelarti qualora appunto questa crescita fosse ancora più bassa di quello che ci si aspetta. E come lo fai? Lo fai gestendoti la duration sui governativi, che è vero che non ti rendono niente, ma sono un'assicurazione nel momento in cui il ciclo economico rallenta, perché come abbiamo visto le banche centrali, seppur hanno sempre meno armi a disposizione, continuano a comprare rendimenti negativi sulla curva dei tassi dei tedeschi, perché rappresentano una sorta di insurance, una sorta di assicurazione alla crescita. Quindi è un elemento proprio di differente rispetto al passato. Prima si comprava qualcosa soltanto per la cedola perché si pensava che portando la scadenza si ottenesse qualcosa, oggi non è più il modo di far soldi sull'obbligazionario, quindi occorreva costruire i portafogli in maniera, come dire, unconstrained, barbell, quindi dando qualcosa che sia bilanciato, che sia un po' più laterale da un punto di vista di costruzione del portafoglio. Ecco, tra le altre la MiFID 2 impone la totale trasparenza dei costi. E qui come sì. Si sta comportando? Ma allora, qui è molto importante questo momento per l'Italia. La MiFID 2 è una regolamentazione europea che viene implementata nei diversi paesi, e in Italia oggi il risparmiatore italiano ha per le mani un nuovo elemento, una nuova possibilità per chiedere alla propria banca o al proprio consulente finanziario, al proprio promotore, al proprio contatto, quanto costa. Sembrerà banale, ma il mondo del risparmio gestito italiano è comunque anche stato riscontrato dalla Consob e dalla Consob europea, è molto poco interessato a sapere quanto costa. Ecco perché fino adesso non è stato comunicato molto bene. Oggi il risparmiatore italiano ha, secondo me, il dovere di chiedere al proprio consulente quanto mi costa questo investimento, perché se io ho 100.000 euro, di cui 70%, quindi 70.000 euro, partono con rendimento zero perché sono fatti da governativi, e pago il 2% di costi su tutto il portafoglio, vuol dire che su quel 70% io parto già negativo, per cui è una situazione di, come posso dire, onestà reciproca. Chi compra un portafoglio gestito sa che compra e paga un'assicurazione, come ha detto il collega, l'assicurazione però ti costa in termini di commissione e ti costa in termini di tassi di interesse che tu in questo momento non prendi ma paghi. Allora, detto questo, è molto importante sapere benissimo che cosa stai pagando oggi se compri o un fondo o un ETF o una gestione patrimoniale, tutti strumenti di investimento che al proprio interno hanno dei costi impliciti. Sempre di più è molto importante in questo environment di tassi e di incertezza sapere quanto mi costa. Non è una roba difficilissima. Se uno va al supermercato piuttosto che va in un negozio o al ristorante, vede il menù e dice: questo mi costa 15 euro, questo mi costa 25 euro, preferisco questo piuttosto che quell'altro. Ecco, questo è qualcosa che in Italia si sta sviluppando con il rendiconto MiFID 2, che deve essere in qualche modo una nuova opportunità nelle mani dei risparmiatori. Ecco, questo rendiconto spingerà ad un abbassamento dei costi, visto che ci sarà un confronto poi tra i vari operatori dell'industria del risparmio? Assolutamente sì, chi paga prima il conto di questa, diciamo, di questa pressione sui margini è sicuramente l'industria dell'asset management, perché deve attrezzarsi ad essere più performanti, soprattutto se fai gestione attiva, a parità di costo. Da tempo in Alliance Partners lo stiamo già facendo, sia nell'ottica di pricing dei prodotti, ma soprattutto nell'ottica di misurare la creazione di alfa per unità di costo. Mi spiego meglio: cerchiamo di creare
più rendimento, abbassando o cercando di ottimizzare quello che potrebbero essere dispersioni di tempo e quindi anche di costo nel creare valore. Questo lo facciamo attraverso l'utilizzo di piattaforme di lavoro sui big data e soprattutto un'intelligenza artificiale che si chiama Abby. È la prima intelligenza artificiale che viene utilizzata non in sostituzione dell'uomo, ma ad uso dell'uomo, quindi una macchina che si presta a far sì che l'uomo possa fare il lavoro per cui è chiamato sulla Terra, cioè pensare nel modo migliore, riducendo al massimo quelle che sono le perdite di tempo della gestione operativa, in modo che diciamo, l'alfa, il valore che crea l'uomo, possa essere ottimizzato dalle macchine. Quindi non è diciamo lo Skynet di Terminator di cui ci dobbiamo preoccupare, ma è sicuramente un modo per poter far sì, come un tempo succedeva nei tempi passati, la macchina, quindi faccia un po' il ruolo del servo dei tempi degli ateniesi, cioè svolga le sue funzioni in maniera che i filosofi possano pensare meglio a quello che è diciamo, l'output che devono produrre, cioè valore aggiunto. Da questo punto di vista le società si devono attrezzare assolutamente di nuova tecnologia e innovare il più possibile. Assolutamente. Noi con Euclidea, che è la società che io dirigo, abbiamo fatto un investimento molto importante in tecnologia, perché esistono 140.000 strumenti che tutti i giorni il nostro motore di intelligenza artificiale setaccia. Questi strumenti al proprio interno hanno quelli buoni, quelli meno buoni, quelli pessimi, quelli ottimi. È chiaro che la grande quantità di dati deve essere analizzata con un'intelligenza artificiale, computer, che setacciano in continuazione e ti tirano fuori un resoconto leggibile per l'uomo, che decide, non io ma il nostro comitato di investimento, di cui io faccio parte, decidiamo quale strumento utilizzare per fare le diverse strategie su questi 140.000 che ho esaminato e che abbiamo esaminato. Se non avessi i dati a disposizione di tutti, avrei un orizzonte molto limitato. Questa tecnologia e questa, diciamo, modalità è, secondo noi, la modalità per gestire bene dei portafogli. Poi, siccome non prendiamo un markup sugli strumenti utilizzati, ma prendiamo solo una commissione di gestione, lasciamo al cliente finale il vantaggio della tecnologia. L'uomo, come diceva prima lui, in questo momento viene aiutato da una tecnologia che chiaramente deve essere utilizzata. Il chirurgo che utilizza il robot per fare meglio la sua operazione di chirurgia, non è che c'è il robot da solo, ma c'è il chirurgo bravissimo che ha tanti anni di esperienza, che attraverso il robot è più preciso nella manipolazione dell'organo. Quindi se dovessimo vedere le nuove sfide? Nuove sfide sicuramente nell'ambito dell'asset management, a parte la tecnologia che dicevo, levereggia le capacità dei nostri gestori e comunque dell'essere umano in generale, quindi non deve essere vista come una minaccia, perché la maggior parte dai consulenti piuttosto che dal cliente finale immagino sempre qualcosa, come dire, che sia non funzionale. Invece la verità è che levereggia la qualità del nostro lavoro, di noi tutti, fosse solo per l'amore di informazione che ci arriva, e quindi scremarle al meglio questa. E un altro elemento sicuramente molto importante, che al di là, diciamo, di quello che potrebbe essere la convenienza di marketing, sicuramente un tema è l'applicazione e l'integrazione dei processi di investimento di criteri ESG, quindi Environment, Social, Corporate Governance. Ripeto, non soltanto per convenienza di marketing, perché ne parlano tutti, cioè si fa la gara a chi è stato il primo a parlarne, chi è il primo l'ha utilizzato, la verità è che va vista in una maniera diversa, non è tanto la corsa dell'oro. È semplicemente un modo per ridurre i rischi in portafoglio, perché nel momento in cui si riesce a fare un'implementazione dei processi di investimento di criteri legati all'impatto ambientale, alla gestione delle risorse, alla trasparenza, adesso ci vuole nella corporate governance di un'azienda, questo a un gestore professionale che fa selezione di titoli azionari o obbligazionari gli consente di avere più chiaro come sta lavorando l'azienda in termini di azioni o di obbligazioni che sta selezionando, e quindi nei suoi portafogli fare anche quello che si chiama engagement o stewardship per queste aziende. Io faccio sempre un paragone con Warren Buffett: sarà un motivo per cui è l'uomo più ricco del mondo da, penso, quando gestisce professionalmente i risparmi, e da ormai quasi la veneranda età di 90 anni, con portafogli molto concentrati. Il concetto della diversificazione va visto in un concetto di sapere che quello cosa si fa. Nella gestione attiva quello che cerchiamo è il rischio idiosincratico, non il rischio di mercato.
il rischio di beta, appunto, lo replicano le gestioni passive a bassa tracking error. Quello che deve fare chi fa gestione di portafoglio è selezionare i giusti nomi, fare i lavori a casa o i compiti a casa, come diceva Warren Buffett, e individuare 5, 10, 15 aziende, e sto parlando di portafogli veramente molto concentrati, per poter creare valore. Soprattutto è un mercato molto più difficile, come sarà nei prossimi anni. Quindi la tecnologia adesso ci aiuta tantissimo, e l'applicazione di criteri ESG ci permette di evitare dei rischi potenziali in portafoglio, e quindi questi saranno due grossi, come dire, elementi di cambiamento per il futuro della nostra industria, e su cui stiamo ovviamente lavorando da anni, e quasi tutti i nostri portafogli comunque sono, come compagnia americana, che sappiamo gli americani non sono mai stati, tra virgolette, così sensibili come gli europei, ed europeo è la prima volta che ne sono orgoglioso. Stanno, la Experience è una delle poche società che è retata come criteri ESG all'interno dei propri portafogli, essendo americano. Quindi grande attenzione alle aziende nelle quali si investe, e poi coerenza anche con gli obiettivi dell'agenda, sì, dell'ONU. Beh, noi selezioniamo gestori, noi non abbiamo fondi nostri, ma abbiamo fondi di fondi, se vogliamo, quindi gestioni patrimoniali che sono composte da circa 40-50 tra fondi attivi, fondi passivi e ETF. Quindi la composizione di questi portafogli è declinata in termini di volatilità. Noi cerchiamo di andare a capire se un cliente in questo momento ha bisogno, o per i propri risparmi, di una volatilità 2 o una volatilità 8. Come primo elemento di... E poi all'interno noi selezioniamo quei prodotti, quindi quei fondi, quegli ETF in classe istituzionale, quindi con l'ingrediente all'ingrosso, comprato al mercato, diciamo, all'ingrosso, che permette di ottenere quel risultato. La selezione quindi poi avviene anche a seconda degli stili, a seconda di, appunto, altri criteri. Noi per adesso non abbiamo una linea di gestione ESG, potremmo farlo tranquillamente, perché ci sono, appunto, la nostra, diciamo, macchina di selezione ci permette di essere molto flessibili. Selezioniamo i migliori ESG del mondo, ci mettiamo un pomeriggio e poi magari facciamo una, diciamo, una gestione patrimoniale che abbia i criteri ESG, perché andiamo a vedere dentro tutti i prospetti informativi dei fondi effettivamente se quei criteri sono rispettati o no. È chiaro che qui bisogna essere attenti, perché una cosa è se tu racconti che fai l'ISG e lo racconti da 3 mesi e hai cambiato un fondo in corsa, gli hai dato questo magico nome ISG in termini commerciali, un conto magari se invece lo fai da 3-4 anni e hai un track record che si è stabilito su quello. Ecco, il gestore professionale, selezionatore di altri gestori, fa questo, fa una due diligence molto approfondita sui gestori. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio molto Giovanni De Mare, Director Italy Sales di Alliance Bernstein, e Stefano Rossi, amministratore delegato di Euclidea. Grazie a voi. E arrivederci a tutti qui su Asset Management di Le Fonti TV.